nasce la nostra ameretta, quattro lette a castello, non male. Vai, avanti. Zac. Siamo di sopra, grande. E vai. Il dottore? Se ti becca il dottore che cammini, vedi? No, è cade. In ciabatte. Grazie. No. Oh, Jacopo, c'era. No. No. Non puoi. Domani a riposo. No. C'è una bambina che vuole entrare. Amore. Beh, vuol dire che sono grande questo carattere. Sì, è vero. Ciao ragazzi, Ale. Ciao, chef. Ciao! Mi ha fatto il piacere! No, non è il piacere, stavo mio! Risotto fantastico ieri sera! Grazie! Ciao Ludovica, a te! Ciao! Arrivederci! Ciao! Con il piede, adesso vediamo! Ciao! E vai! E vai! L'acqua dov'è? L'acqua sarà questa, bisogna prendere l'acqua. Grande! Giornata strepitosa! Noi ci fa subito caldo! Vado qua! Fantastico! Si parte! Vai! E vai! Seconda tappa! Avanti! Vai di nuovo in marcia! Madonna! Bisogna scendere giù in fondo valle, guardate, un bel dislivello adesso, tutta discesa, ripidissima, prestare attenzione al piede e al ginocchio soprattutto. Eccoci, sta scendendo ripidamente dal Franchei. Guardate queste costruzioni con i tetti di ardesia, che spettacolo ragazzi, sembrate, sono tutte cartoline queste, Certo, tornare qui con la spesa dal fondo valle, uno muore di fame. O con l'elicottero. Mamma mia. Bella. Siamo a Rockard 1911, siamo già scesi. Un po' eravamo lassù in alto. E adesso via verso Saint-Jacques è questo paesino qui sotto dove ci abbiamo il piede non mi consente di fare uno sforzo come la tappa che avevo programmato oggi, e quindi che cosa, sul suggerimento del rifugio, che cosa avevamo, due possibilità. La prima era quella di spezzare la tappa di oggi in due, possibilità veramente fattibile. Invece ci ha suggerito di farci fare un tratto in un fuoristrada, il tratto più duro, e quindi riprendere poi la nostra via. Quindi oggi mi farò aiutare, non sarà tutta farina del mio sacco, però vediamo se questo ginocchio e il piede di ieri si fanno riposare un po', anche se questa discesa devo dire che è bella tosta. Baita del guru, casa privata. Eccoci qua, arrivati a Saint-Jacques. Siamo discesi forse 150 metri, 200 metri di dislivello. E adesso nella piazzetta qui, fra 5 minuti, abbiamo programmato questa trasferta con un fuoristrada vagabondo. Dai, tutto bellissimo. Chi ci salì lassù oggi? Mamma mia, bellezza. Guardate voi. Pit stop, rifornimento acqua. E vai.
Taxi fuori strada, champ look. Allora, mettiamo lo zaino qua. Sì. E poi gli faccio sedere. Ce la fai, però penso io, eh. Già l'acqua è andata. Dai, dai, fai. Perfetto. Se mi dai tuo zaino. Ma il tuo zaino fa. Sì, eccolo, scusami. Vai, veloce. Sta ancora rimasto un po' incastrato. Arrivo. E vai, oggi abbiamo fatto i furbi e si è chiesto un passaggio a taxi fuori strada. E vai. Eccoci qua, Grand Tourmalet. Abbiamo risparmiato circa 2 ore grazie all'aiuto del taxi fuori strada. Senza di questo non ce l'avremmo, no. E 2 ore e mezzo di salita non è poco. Adesso diciamo che la tappa, salutiamo la nostra taxi driver e vai. Adesso vedete la traccia che faremo? Guardate un po', la traccia che faremo è questa qua, e si va su a quella forcella che è la forcella Col de Nana, penso, e poi si scende dall'altra parte. Questo è il Grand Tourmalet. Wow. E vai ragazzi, si è accorciato un pochino, ma ancora abbiamo da fare 7 ore di marcia. Vai. Ecco il pastore ragazzi, voilà. Che bellezza. Lasciate il rifugio del Grand Tourmalet e si va verso il Col de Nana. Su, lassù. All the way to Ayas, many. What's your name? Michelle. Il lavoro di Michelle di oggi è raccogliere tutti i fazzoletti e lo sporco che trova nel sentiero. Viene da San Diego. Grazie, Michelle. Thank you. This is my contribution. Oh, thank you. Thank you, Michelle. Okay. So wonderful. Yeah. We need to be... We like it natural. Yeah. We need to learn from... Grazie, Michelle. Ah, altrettanto a te. Where do you arrive today? Hermitage, okay. Yeah. Okay. Simple. No. Nice. Yeah. Nice. Yeah. Nice. I live by the sea. Yeah, I know. Ah. I know. So I'm not going way high, but my niece is already there, and she's gonna go to Grand Tournament. Oh, wonderful. The young one. Wonderful. Ciao, Michelle. Come si perde la nostra valle, ragazzi. E il rosa adesso si vede proprio a pieno, mamma mia, che bellezza. Avanti. Stretto un po' di dislivello. Guardate dov'è salito sul Col de Nana. 2800 metri. Avanti. Con un piccolo aiuto fuori strada, ma comunque siamo arrivati al picco più alto della tappa di oggi, Col de Nana, che sono, ora vi dirò quanti metri siamo. Sono un sacco di giovani sui sentieri, bellissimo. Guardate cosa sta proprio qua. 2773, non male ragazzi, da una parte guardate qua tutto l'immenso ghiacciaio del Monte Rosa, mamma mia, maestoso, bellissimo, e dall'altra parte invece qui abbiamo il Nana. E sotto abbiamo l'altra valle dove andremo oggi. Avanti. Gruppo di giovani. Ma come avete fatto a organizzare questo giro? Ah, no. Chi è l'organizzatrice? Questa
Ah! Grandi, bravi, bravi. Quindi ho detto, mettiamo insieme un po' di amici, zac! Fantastici, sono straordinari questi ragazzi. Oh, sì, si fa, bravi, bravi, bravi. In bocca al lupo, buon cammino, Grazie. Ciao. Grazie. E vai, si riparte. Quando dal sentiero si aprono queste ampie vallate che sono meravigliose. È una gioia proprio per lo spirito. Guardate qua, ma guardate voi che bellezza. Sembrano dipinte, sembra un quadro. La discesa non è abbastanza impegnativa, si fa proprio bene, guardate, forse si va lassù, guardate, vedete il sentiero, la traccia, eccola là, ragazzi, e funghi, e ci sono anche il Val d'Aosta, ma guardate, Aldo, buongiorno. Che spettacolo! Wow! Altro colle! Guardate qua! Fontenay 2690! Wow! Mamma mia! Altri ghiacciai, mamma mia! Che bellezza! Wow. Straordinario! A 360 gradi! Siamo passati dal Col Fontaine, che si trova lì dove ci sono questi ragazzi, e adesso guardate i Nevai e il Cervino davanti a voi, coperto dalle nuvole. Wow. Tanta roba, eh? Avanti. Champsec 2328 metri, vedete le mucche, questa è una stalla grande e ci stanno, guardate qua, fantastica. Arrivano le mucche che sono laggiù al pascolo, si vedono. Sono tutte stalle, eh? Abbiamo conosciuto Elena, una compagna di sentiero da Milano. Ciao Elena, fantastica. Si è fatta l'alta via Elena, 18 anni con 12 kg di zaino. Matta! E vai, avanti. Il Cervino è spunta là dietro. Ragazzi, ma guardate, abbiamo visto le stalle su sopra, dove la notte vanno a riposarsi. Guardate che spettacolo, guardate lo scenario. Prova veramente unica, eh. Queste sono sensazioni uniche. Uniche. Avanti. Mamma mia. Wow, un bel gruppo, eh. In quanti siete? Oggi solo 30. E vai! Grandi! Quanti? 80? Ah. Siete splendidi! Seguite il prof, ragazzi! Buona gita, buona gita! Mollatelo ogni tanto! Ciao! Spettacolo! Che spettacolo! Bravi ragazzi! Andiamo da Santo Domingo! Piaggia, Playa de Aro, e vai. Ma anche ieri sera. Ok, bravissima. Guarda, ce l'abbiamo fatta noi. Il triplo dei tuoi anni. No. Veramente, bravissima. Piano. Piano, ottimo, grande, riproviamo ancora, grande. E si lavora sempre, i medici. Sempre. Sei stata fortunata a trovarti sul sentiero un medico. Ma mi è capitato anche diverse volte in metropolitana, ormai se hai bisogno
perché sennò vai in iperventilazione, poi vai in ipocalcemia, insomma diventa un po' un casino. Invece la sentivo l'ipocalcemia. la sentivi che non c'era il calcio. Come ti chiami? Francesca. L'anno prossimo niente, questa vita, perché mentalmente non ce la faccio. No, per l'anno prossimo invece avrai superato questa cosa qua. Perché... vai alla grande, Franci. Esatto, assolutamente. Vabbè, ma se in Cina quanto manca? 10 minuti? 10 minuti, moltiplicando. Fai 10 minuti alla volta, ti fermi dopo 10 minuti e sai. Ma poi secondo me, guarda, tu vai fino a dove riesci ad andare. Cioè, alla fine della fiera non è che bisogna sempre essere tutti... Qualcuno glielo spiego. Dai, Demba. Va bene. Buona continuazione, buon cammino. Ciao. Ele, sei stata super grande, brava. No, ma non è con niente. Sì, però l'ha visto, era brava. Benissimo, il villaggio di Karel, penso, perlomeno la pensione si chiama così. Guardate che paradiso, diceva l'Elena, e non ci vive nessuno in inverno. Guardate la chiesetta dall'altra parte della valle, fantastica. Posto, solo gli gnomi vivono qua, E vai sulla gran balconata del Cervino. E il Cervino è quella vetta che vedete qua davanti, con la nuvoletta. Adesso scendiamo ancora sul fondo valle, lasciamo questo piccolo gioiello incastonato in questa valle sotto il Col de Nana e ripartiamo per l'Alta Via 1. Avanti ragazzi, e chi ci ferma? Bene, allora ci salutiamo. Bene, è stato un piacere. Grazie mille, è stato un piacere. Buon proseguimento, buon anche lavoro. Voi. Veramente abbiamo adesso buona vacanza. Anche sì, esatto. Mai completamente in vacanza. È vero. No, però alla fine è andata bene, dai. Sì. È andata bene, grazie mille. Stasera, sì. Un po' di po'. Va bene, grazie. Sì. Ciao, buon viaggio. Ciao, buon cammino. Grande anche a te, ciao. Ciao. Val Tournanche e lei va a Chamois. Chamois. Grande. Tra 2 ore ci sei arrivata. Ci sono. Ciao. Ci sentiamo. Adesso dobbiamo arrivare laggiù fondo valle e risalire da tutt'altra parte sul lago, mamma mia, tanta strada, un Cervino davanti a noi, avanti, guardate voi. Cretaz, 45 minuti al pranzo e poi dobbiamo salire 700 metri di dislivello dietro a questo colle e c'è il lago che abbiamo visto anche da su dal Tournalen. Mamma mia, il Cervino davanti a noi, paesaggi incredibili, mozzafiato, avanti. I ruscelli sono sempre suggestivi, lasciano sempre un bel... guardate qua, mamma mia, che bello, veramente bello, wow, ragazzi, si dice avanti, quando arrivi, ecco perché il gattino era... ciao ragazzi, noi bisogna andare lassù la fontana e la piazzettina del paese, i legni per lavare i panni dei signori, gerani, fienili. Si riparte dal Val Tournanche dopo aver mangiato in questo bar fantastico, guardate un po', con una vista incredibile. Si riparte, avanti. Caffè des Guides, il caffè delle guide. Chiesina attaccata al comune. Ci
ci mancano ancora 2 ore e mezzo di salita, di enorme salita, di grande salita. E vai. Bacio e pistacchio, vado a girare. E vai. E vai. Ciao. A voi. Gelatino ci voleva ora. Wow. Sì? E vai, ripartiti alla grande. È dura, dopo un piatto di pasta. Ci siamo regalati anche un gelato. Chiesina, guardate qua che bellezza. Val Tournanche. E adesso Rifugio Parmas. La nostra meta di oggi. È dura, ragazzi, ma ce la faremo. Avanti. Si è già salito un po', eravamo laggiù, vedete, Val Tournanche, si è fatto un po' di dislivello, ma a noi con un ragno ci fa una sega. Avanti, ancora ci sta 2 ore, cazzo, eccola. Il tubo scende dalla riga e dietro a queste montagne dove siamo diretti noi. Questa è la centrale idroelettrica dell'Eni. Guardate, venivamo da lassù, quello è il Grand Tournalain, e noi siamo passati in una selletta qua in mezzo. Ai. Quanta salita e quanta discesa. Anzi, ve la ricordate questa chiesina? Guardate, vi faccio vedere questa chiesina. Questa chiesina è lì davanti al paesello che siamo scesi, Kermins. Vedete? Eccolo lì la chiesina e questo è qui. Ecco le apri e il pastore. Guardate che bello, un gregge di capre e pecore. E in mezzo il pastore. Complimenti, complimenti. Ma dove dormono stanotte? Dove dormono? Where? Sì? Lasciamo questo piccolo borgo quasi disabitato con il solo pastore e adesso noi dobbiamo andare dietro a questa montagna che vedete. Il lago è là dietro, ancora forse un'oretta di marcia, forse meno, dai, avanti, ora è il paradiso. Eccoci sotto la diga, forse questo è il punto meno bello da stare. Adesso dobbiamo girare intorno e arrivare al nostro rifugio. Rifugio, ragazzi, ci siamo. Ci siamo, manca poco alla fine della tappa di oggi. È dura, ma tra poco ci si arriva. Vais, eccolo là, Rifugio Parmas, bar ristorante, aperto, e vai. Eccolo, Parmas, Fabrizio, ci siamo. L'oste di oggi è Fabrizio. Guardate bellezza. Avanti. E vai. Ci siamo. Salve. Il lago c'era. Salve. Ciao. Magari abbiamo pranzato insieme forse? Con... Forse sì. Allora. Guarda la traccia di domani. Anzi, non la guardare. Non guardiamo la traccia di domani, se no si va a letto ora e non ci si rialza più. Mamma mia, che bellezza. Ecco il lago. Wow.
Wow! E beh, sentite la marmotta. I torrenti, le cascate alimentano il lago, la chiesina. E vai, avanti, avanti, avanti. Ora, meritato riposo, Guardate qua. E vai. Alla prossima. Ecco la cameretta di stanotte. Letto a castello. 2, 4, 6, 8 posti. Però guardate qua. Che cosa si vede dalla finestra? Mamma mia.